Gaspar e Simona, ieri sera una coreografia al di fuori dalle righe, delle righe, è stato qualcosa di diverso, io direi di fantastico, oltretutto anche con un portamento e dei colori diversi. Da cosa nasce questa coreografia? Allora, grazie innanzitutto per le tue parole. E praticamente noi stiamo portando avanti il nostro stile, che è il Latin Cabaret, e quindi balliamo di tutto, ma cerchiamo di portare uno show degno di essere chiamato show, quindi un vero e proprio spettacolo. Per questo le coreografie sono abbastanza diverse dal resto, no? Dal solito. Gaspar, guardiamo la telecamera e diciamoci una cosa, lei ha detto che è qualcosa di diverso, io voglio portare un vero spettacolo, questo è un vero spettacolo? Ah, penso che sì, penso che il pubblico deve dire, non io. Tentiamo fare una cosa come chiamiamo di Latin Cabaret, una cosa più acrobatica, con una danza latina rappresentata di una forma stilizzata. Anche in questa coreografia c'è un po' di salsa, ma è tutto molto stilizzato, capisci? E è così. Il mio italiano non è molto buono. Ma io direi che il pubblico ha recepito bene. Ieri sera avete sentito l'applauso, secondo il mio punto di vista è andata veramente molto molto bene. Questa è la prima coreografia fatta in questo modo? No, tutte le nostre coreografie sono del nostro stile, Latin Cabaret, non è la prima. Ma caspita! Bailando con le stelle abbiamo fatto così. Anche in Bailando con le stelle abbiamo coreografato 14 coreografie, tutte queste 14 coreografie Bailando con le stelle l'anno scorso erano così, abbiamo fatto ballare tutti i VIP e maestri in questo stile, Latin Cabaret, è stato molto interessante. Ballando con le stelle ci siete stati l'anno scorso, ci sarete anche quest'anno? Allora, è sempre una sorpresa, non so. Nessuno lo sa, solo Milli, sì. Una bella esperienza? Era fantastico, abbiamo coreografato anche con Michael stava fantastico con Giorgio, è Michael Fons. Beh, lo sappiamo, Michael Fons è un personaggio noto nel mondo caraibico, è un personaggio noto ancora di più perché Ballando con le stelle gli ha dato l'immagine che si meritava. E voi avete popolarità con Ballando con le stelle? Molta. Siamo stati lì portando una nuova disciplina che ce l'ha richiesta specificatamente Milli, e abbiamo fatto per due puntate i giudici esterni e poi siamo rimasti lì ad insegnare a tutte le coppie il nostro stile. Signori, complimenti, bisognava che ci fosse uno stile così diverso, perché sennò veramente si rischia di andare sempre nel metodico, sempre più o meno le stesse cose. Cosa hai in mente? In mente, io penso che andare al metodico è impossibile, perché con mie irmane cubane sono fantastiche, e anche le irmane della Sud America come Fernando Sosa, Chiquito, Michael, Seu Fernandes, e questi ragazzi, Vilma Maria, questi ragazzi non si lasciano mai senza sorpresa, i ragazzi sono fantastici, è un onore molto grande per noi stare qua in Italia, anche a me, personalmente per me, stare e fare parte di questo casting con queste irmane cubane, portoricani, uruguai, i ragazzi sono fantastici. Tanti sudamericani, sei sudamericano anche tu, lei è sud Italia, quindi sempre sud. E con onore lo diciamo. Dove esattamente siete? Cosa avete, una vostra scuola? No, non abbiamo la possibilità di avere una scuola, perché giriamo tutta l'Italia con i nostri show e stage, spettacoli ovunque. Però di base siamo in Puglia. Ok, ditemi qual è il vostro obiettivo futuro. E il nostro obiettivo è portare sempre più in alto il nostro stile, farlo riconoscere anche non ballato da noi, perché è quello che stiamo facendo, e anche coreografare gli spettacoli, le coreografie di altre coppie, anche di professionisti che chiedono il nostro aiuto, e quindi portare avanti il nostro stile. Nomi importanti? Avete coreografato per nomi importanti o per allievi che desiderano iniziare questa attività? No, stiamo sempre aiutando, quasi sempre le professioniste chiedono una presa nuova,
un'attitudine nuova, una presa, principalmente le prese, è una cosa che facciamo assai in Italia. Ma nome non possiamo dare. Non se ne posso dare, è giusto che sia così. La segretezza in questo bisogna che cioè, qualcuno degli artisti solitamente dicono coreografato da, quindi si immaginava che si potesse anche. E ripetimi, cos'è il vostro stile? Il nostro stile è Latin Cabaret. Allora, Latin Cabaret non l'avevo mai sentito, mi fa piacere di sentirlo. Ci sarete anche l'anno prossimo? Certamente. Allora facciamo un saluto alla Danza All Star di Roma del 2016 con un in bocca al lupo per il 2017. Grazie, arrivederci. Ciao.